perché non era ascoltato. Io voglio soltanto in questa occasione ringraziare i nostri studenti, le associazioni studentesche che da tempo portano avanti questa battaglia. Quando io dico una bella gioventù, sono ragazzi preparati, colti e non mollano. E questa è una cosa importante, perché poi fare queste battaglie e mantenerle nel tempo, anche se i risultati non arrivano subito, non è per niente né facile né scontato. E poi la giunta, il presidente con l'assessore, il consiglio regionale, perché dimostrano coraggio e investire in una realtà che è, certo, dà una tipologia di risultato subito, perché permette e amplia il diritto allo studio, ma in realtà i risultati li vedremo nel tempo, perché ovviamente stai finanziando il fatto di far crescere una gioventù sarda e di portarlo sempre di più verso l'aspetto legato alla cultura, anche perché, non è la prima volta che lo dico, se prima poteva essere possibile avere diciamo, riuscire ad avere una professione anche con un livello di studi non elevato, adesso, nel prossimo futuro e nel futuro un pochino più lontano, non sarà letteralmente impossibile. E noi abbiamo questo problema in Sardegna, cioè un problema culturale, un problema che ha a che fare con le famiglie e con i ragazzi. E sappiamo che studiare è un sacrificio, per cui le borse entrano in gioco perché rendono un po' più facile e un po' più semplice tutto questo. Noi come Università degli Studi di Cagliari, intanto mi fa piacere che ci sia tanto il ricordo del fatto che abbiamo fatto l'accreditamento periodico e l'abbiamo superato in maniera brillantissima, destando sorpresa a livello nazionale. Questo un po' ci dà fastidio, però siamo anche contenti. E in questo gioco di squadra sono stati importanti gli studenti, sono stati importanti i docenti, è stato importante il personale. E questo vuol dire che l'Ateneo Cagliaritano sta facendo di tutto per aumentare, come è giusto che sia, come è normale che sia, di aumentare i livelli qualitativi di quello che fa. Quando stiamo parlando di accreditamento, stiamo parlando di qualità della didattica, qualità della ricerca e qualità dei servizi. E ogni 5 anni gli atenei nazionali sono sottoposti a questo tipo di valutazione. Che al di là del fatto che chiudono o chiude dei corsi di studio, poi ti mette comunque nelle condizioni di poter dire a tutti stiamo facendo meglio e noi siamo a livello nazionale l'Ateneo che su se stesso sta migliorando in assoluto più di tutti gli altri. Abbiamo anche ancora dei problemi ad arrivare agli indicatori standard, no? Quelli delle università più prestigiose. In alcuni indicatori siamo ancora un po' sotto, ovviamente. Però il miglioramento in dati assoluti e percentuali è notevolissimo. E questo dipende dal lavoro di tutti. Ed è quello lo scopo per il quale noi stiamo cercando anche di facilitare e di rendere più attrattive le nostre lauree triennali e le lauree magistrali, sia modificandole dal punto di vista dei corsi, sia aggiungendone di nuovi molto innovativi, molto moderni, molto attuali, i nuovi mestieri ai quali dobbiamo. Per forza di cose dobbiamo abituarci, la società sarda deve abituarsi al fatto che esistono nuovi mestieri e deve avvicinarsi a questo senza averne paura. Perciò non bisogna avere paura della tecnologia, ma guidare i processi e creare se non hai una ricerca di eccellenza. E questo è il merito di un'università che nel tempo continua a crescere proprio sulla ricerca, che è la base poi di quello che vi stavo dicendo prima. Ultima cosa, noi stiamo puntando moltissimo sulle magistrali e sulle magistrali c'è stato un aumento di iscrizioni notevoli e ogni anno sale il numero dei ragazzi che si iscrivono alle magistrali e questo per noi è un successo perché quando ti iscrivi ad una magistrale vuol dire che rimani in Sardegna o perlomeno è più difficile che poi vada fuori. E quello che adesso proporremo alla giunta è un progetto per
aumentare la disponibilità di stage dei nostri ragazzi nelle lauree magistrali, coinvolgendo anche imprese continentali, per togliere quella paura di dire: ma se io rimango e mi iscrivo alla magistrale a Cagliari, poi non trovo lavoro, se non trovo lavoro in Sardegna poi è più difficile che lo trovi fuori. Allora mi sposto prima, che è un ragionamento che molte famiglie e molti ragazzi fanno, e allora noi dobbiamo rispondere con i fatti a creare quella serenità e quella sicurezza di poter portare a casa il risultato dell'occupazione anche se ti iscrivi, anzi soprattutto se ti iscrivi nelle magistrali dei due atenei sardi. Ecco, questo era un po' il concetto che volevo un attimino dire, ed è importante lavorare in sintonia e fare sinergie. E questo in questo momento c'è con la Giunta e c'è col Consiglio, e io non posso che essere contenta e ringraziare a nome di tutti gli studenti e a nome delle famiglie per questo aspetto che, ripeto, non è scontato, ci vuole coraggio per fare certe scelte e non rispondere alle emergenze, che sono tantissime in una regione che ha mille problemi. Grazie.